Siamo a Lodrino, un comune di 1630 abitanti tra la Valtrompi e la Valsabbia, circondato da un trittico di cime che per la singolarità delle loro conformazioni rocciose costituiscono la nota dominante dell'alpeste paesaggio. Le tre cime sono il Monte Inferni, 1368 metri di altitudine, e Balcone della Valtrompia, la Corna di Caspai, 1391 metri di altitudine, distinguibile per la sua parete rocciosa che si innalza sopra il paese. Il Monte Palo, 1461 metri di altitudine, spostato verso la Valsabbia. A oriente di quest'ultimo, precisamente alle pendici meridionali della Corna di Savallo, nei pressi della località Nasego, sorge l'omonimo rifugio, accogliente struttura realizzata dagli amici della montagna di Comero e di Casto. Lodrino è inoltre attraversato dal Sentiero delle Tre Valli, un percorso immerso nella natura. Luoghi di interesse storico a Lodrino sono le due residenze dei Morando, in dialetto i Morandù, i signori locali che diedero alla comunità parecchi sindaci e parroci, oltre che il benessere economico derivante dagli interessi nell'estrazione del ferro in alta valle. Delle due abitazioni, quella nell'attuale via Giovanni XXIII ha carattere più residenziale, con un giardino, un cortile, un pozzo e vari affreschi. Quella in via del Pozzo era motivata invece da esigenze strategiche di difesa per via della posizione panoramica e della cinta muraria. Ci sono poi le chiese di San Rocco a Invico, la chiesa di San Vigilio a Lodrino e, sempre a Lodrino, la chiesa di Santa Croce e la chiesetta degli Alpini. C'è il museo etnografico, nato negli anni Ottanta al fine di salvaguardare i reperti della cultura contadina e artigianale del passato. C'è un centro sportivo di tutto rispetto, di recente costruzione, molto utilizzato dalla popolazione. E veniamo ora però al motivo per cui siamo qui oggi, ovvero il Giro d'Italia, che passerà a breve. Quindi, Federico Pintossi, chiediamo come vi siete preparati per questa giornata, immagino abbastanza, di forte entusiasmo, immagino, per il Giro d'Italia che passerà tra poco. Sì, abbiamo diviso i settori del paese e ad ogni incrocio che abbiamo ritenuto strategico abbiamo messo una persona, un addetto, che impedirà il passaggio delle auto durante la chiusura della strada per il passaggio della tappa. Ecco, quindi chiuderete la strada a breve, immagino. Sì, la strada chiuderà tra poco e i parcheggi saranno tutti isolati. Perfetto, grazie e buon lavoro. Katia Prandini, consigliere dell'amministrazione di Lodrino con delega allo sport. A lei chiediamo quali iniziative avete preparato per la giornata, per questa memorabile giornata. Nessuna iniziativa in particolare, ma abbiamo cercato di accogliere il giro addombando il paese, salutandolo come credevamo al meglio, coinvolgendo tutte le associazioni, soprattutto i cittadini, ma in particolar modo i bambini, partendo dalla scuola dell'infanzia arrivando alla scuola secondaria. Il paese, abbiamo chiesto a ogni singolo cittadino di cercare di addobbare la propria abitazione. Abbiamo chiesto di pulire la pista ciclabile. Il gruppo Alpini e Protezione Civile oggi seguiranno tutto il percorso per quanto riguarda la sicurezza, mentre Aido e la banda ci hanno allestito delle vie del paese. Il punto forte è stato il campo sportivo, un campo sportivo organizzato dalla Polisportiva. È stato realizzato questo progetto, ma la realizzazione del progetto è stata poi messa in atto dai bambini della scuola secondaria e della scuola primaria. La Polisportiva ha fatto il disegno e i ragazzi, con 1500 conetti che si usano per le attività sportive, perché non volevamo avere uno spreco di materiale ma volevamo utilizzare qualcosa che poi si poteva riutilizzare in qualche modo, ha realizzato in scala questo disegno. E credo che sia la cosa più bella coinvolgere i bambini scuola primaria e scuola secondaria in questo campo. Mentre la scuola dell'infanzia, di sua iniziativa, ci ha creato questo meraviglioso cartello che Lodrino saluta al giro, con tutte le loro manine e con tutte le scritte dei loro nomi. Siamo in questo meraviglioso parchetto addobbato per l'occasione. Ci vuoi raccontare come è nata questa idea e da chi?
Questo parchetto è stato fatto dai bambini di seconda elementare, ma dal gruppo catechismo. Abbiamo chiesto alle catechiste se abbiamo preso una foto che abbiamo trovato in internet e abbiamo chiesto se ci realizzavano questi fiori, e loro molto gentilmente hanno preparato con i propri bambini questi meravigliosi addobbi e ieri li hanno posati proprio loro. Siamo con Claudio Leni, presidente Aido di Lodrino, al quale chiediamo se avete fatto delle iniziative per questo Giro d'Italia, che cosa avete preparato? Noi come gruppo Aido normalmente manteniamo il parco giochi per i bimbi e in questa occasione abbiamo abbellito il parco, per cui speriamo che il giorno di festa invogli anche a donare ancora. Bruno Bettinsoli, sindaco di Lodrino, a lei chiediamo quali attività avete preparato per accogliere il Giro d'Italia. È stato un coinvolgimento molto autorevole di tutti i volontari, le associazioni, ma soprattutto i ragazzi. Credo che questo è un po' l'esempio di una comunità che quando c'è da stare uniti lo dimostra. Dopo è ovvio che noi non abbiamo, essendo un passaggio rapido, non abbiamo al di là, vuol dire, del momento importante, ma anche perché Lodrino è un posto da ciclisti, no? La salita o la discesa di Lodrino è particolarmente amata di tanti ciclisti, per cui credo che anche oggi sia una festa del ciclismo. E comunque abbiamo visto tutto l'allestimento del paese, bellissimo, i bambini anche si sono dati da fare per preparare alcune cose, i giardinetti, le farfalle, i fiori. Ma cioè, fa parte tutta una coreografia che dà il senso di un paese che ci tiene a questi momenti particolari. Giro d'Italia è una cosa che non capita tutti i giorni, da noi ogni 4, 5, 6 anni ci capita di vederlo passare, però anche oggi abbiamo voluto festeggiare con tutto il mondo del ciclismo e col Giro d'Italia. Credo che con la giornata anche bella ci siamo riusciti. E credo sia anche un'occasione per far vedere, per far conoscere sempre di più Lodrino. Ma sicuramente Lodrino ha sempre bisogno di essere sempre più scoperto. A Lodrino, come sapete, c'è un centro sportivo di tutto rispetto e di recente costruzione, molto utilizzato dalla popolazione. Siamo con Carla Bettinsoli, presidente della Polisportiva, alla quale chiediamo quali attività svolgete nel vostro centro sportivo e se avete preparato qualcosa magari per oggi. Al nostro centro sportivo facciamo numerose attività, anche quest'anno siamo riusciti a far partire numerosi nuovi corsi, come ad esempio il corso di tennis sia per i più piccoli ma anche per gli adulti, e per invece delle ragazze o delle donne è partito anche il corso pallavolo. Ci sono poi i nostri consueti corsi, che sono il corso di yoga, il corso di pilates, prescistica e il corso di ballo. E cerchiamo di tenere il nostro centro sempre attivo, funzionale, e per creare sempre più cose per la nostra comunità. Per quanto riguarda oggi, non abbiamo preparato qualcosa di speciale, però presso il campo del centro sportivo, con l'aiuto dei bambini e dei ragazzi, abbiamo creato una bicicletta grande con la scritta Lodrino saluta il giro, e così che dall'alto potremo vedere anche il nostro paese. Ecco, siamo con Ottorino e Giuseppe che questa mattina in tenuta sportiva, super sportiva, per dare un po' di visibilità anche dal Giro d'Italia che sta per passare, sono venuti a Lodrino e ai quali chiediamo se avete mai assistito ovviamente al Giro d'Italia a Lodrino o in altri paesi. No, Ottorino? Pure ieri sono stato a Castiglione delle Stiviere in sul percorso del cronometro. No, bello, quasi tutti gli anni quando passa in zona andiamo a vederlo noi. Questo, ma anche quello del Giro d'Italia femminile. Quindi seguite il giro, seguite tutti i giri d'Italia? Sì, quasi tutti gli anni partecipiamo a qualche seguiamo una gara particolare, insomma. Qua ce l'abbiamo vicino a casa, andiamo sul Colle San Zeno
adesso, quindi, pian piano. Quindi dopo l'Odrino vi trasferite, sì, al Colle di San Zeno? Andiamo a San Zeno. Sempre in sella alle vostre biciclette? Sì, sì, va bene. Grazie. Siamo con Piero Agostino e Massimiliano. E, vedo che sul tavolino c'è un pupazzo, sì. Penso sia di Massimiliano, giusto? E ci vuoi dire come mai c'è questo pupazzo? Ma è un ricordo. Ero proprio sotto il Gran Premio della Montagna e ho pensato a un ricordo per avere un ricordo, e ho detto è un'occasione di nuovo per rispolverare vecchi oggetti. Ok, grazie. E Piero Agostino invece, lei ovviamente siete due del posto di Lodrino, abitate qua, e anche lei ha assistito già al passaggio del Giro d'Italia di qualche anno fa? Ho fatto parecchi, saranno 7-8 giri che vedo passare, sono un po' anziano. Sì, sì. Non diciamolo a nessuno, ma ecco, ma quest'ultimo giro, quella la giornata di oggi, è più emozionante rispetto alle altre, agli altri passaggi? Sicuramente le cose belle piacciono sempre, poi rinnova un po' il paese, si rinnovano anche le strade che sono cose carine, abbiamo anche i nostri vantaggi, perciò ben accetto, le cose belle sono sempre belle, tutte le maniere. Ciao, tu chi sei? Alberto. E quanti anni hai? 5. Ma è la prima volta che assisti al passaggio del Giro d'Italia? Sì. E sei contento? Sì. Ma sei un appassionato di bicicletta? Sì. Sì. Ne hai una? Sì. Sì. E vai a fare qualche giro col papà, con la mamma? Sì. Sì? Grazie. Tu invece sei? Chiara. Chiara, quanti anni hai? 4. 4 anni, anche tu, anche a te piace il Giro d'Italia? Sì. E stai seguendolo allora? Sì. E sei contenta di quello che vedi a Lodrino? Sì. Dei fiorellini, ho visto tanti fiorellini che penso voi bambini abbiate preparato. Sì. Vero? È la prima volta che vedi il Giro d'Italia? Sì. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Vieni da Lodrino? Vengo da Invico. E come mai da Invico a Lodrino? Perché mi piace seguire tutto l'andamento del paese, venire a piedi e fare una passeggiata. Quindi, ma sei anche appassionata di ciclismo? Ma sì, mi piace, però non è che lo seguo proprio al 100%, ecco. È la prima volta che vieni a vedere, ad assistere al passaggio del Giro? Ma io tutte le volte che è passato da Lodrino sono sempre venuta a vederlo. Sei soddisfatta della giornata, di quello che hai trovato a Lodrino, l'allestimento della la strada? Molto, molto soddisfatta. È poi bello vedere il paese tutto coinvolto a festeggiare, a mettere a addobbare il paese. Ti ringraziamo. Grazie, buona giornata. We'll be right back.
88 anni, complimenti, complimenti davvero. Ma lei è un appassionato di ciclismo? Sì. E quindi lo sta seguendo il giro? È l'unico sport che mi piace. E quindi secondo lei oggi chi potrebbe vincere questa tappa? È un po' dura. Un po' dura perché Montirolo lei gli ha messa. È molto impegnativo molto la tappa impegnativo. Di oggi. Non sa dirmi chi secondo lei potrebbe farcela? No, perché... Tra l'altro quei nomi che hanno adesso i ragazzi lì. Pogacar, non Filippo Ganna. Non riesco a tenerli in mente. Ganna ha vinto ieri, non forte. Stai seguendo il giro e sei un tifoso del ciclismo? Sì, è vero, a me piace vedere in particolare Filippo Ganna e spero che vinca quest'anno. Ma solo lui? Tu stai tifando solo per Filippo Ganna? Sì, io sì. Io so che ieri lui ha vinto la tappa di Desenzano, giusto? Io l'ho visto ed è per questo che lo tifo ancora di più adesso. Ma come mai questa passione per la bicicletta? Allora, la passione viene perché siccome io sono in montagna, cioè è tutto pianura, è tutto un po' pianura e dopo montagna, discesa, salita, ecco è lì, quindi è un bel paesaggio per allenarsi in bicicletta. Simonetta è una spettatrice del Giro d'Italia, di Lodrino? Allora, oriunda di Lodrino, originaria di Lodrino, trasferita a Marcheno per amore, però ritorno sempre volentieri a Lodrino perché le mie origini sono qui e approfitto di ritornare a Lodrino per vedere il Giro d'Italia, una bellissima iniziativa organizzata benissimo da Lodrino, visto che hanno addobbato giusto il paese per il grande evento e quindi sono qui per assistere. È la prima volta che assiste al Giro d'Italia? Sì, è la prima volta, sì. La ringrazio, però siamo anche con, tu sei? Emma. Emma, con Emma, vuoi dirci qualcosa? Sei emozionata per il passaggio del giro, è la prima volta che lo vedi? Sì. Come ti sei preparata? Hai messo i striscioni, Rosa. Hai fatto anche tu qualcosa, vero, a casa tua, oppure hai aiutato il paese ad addobbare? Sì, ho anche aiutato al campo. Grazie, grazie Emma. Siamo con Denise, Roberto e il piccolo Luca, che naturalmente hanno allestito il cancello di casa loro per il passaggio del Giro d'Italia e a loro chiediamo come vivete questo momento, è la prima volta che vedete passare il Giro d'Italia? No, per me è la seconda volta, è successo un po' di anni fa, ma ero bambina e quest'anno è più emozionante perché appunto ho allestito la casa e... Anche siete occupati voi dell'allestimento? Sì, esatto, sì. Vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto? Per me è la prima volta, però credo che sia una cosa molto bella per il paese di Lodrino. Siamo con Rita che oggi è venuta a Lodrino per assistere al passaggio del Giro e a lei chiediamo se hai mai assistito al passaggio del Giro e come vivi questo momento. Allora, no, sinceramente non ho mai assistito, forse quando ero più piccola, quindi non ho un ricordo, però oggi è quasi emozionante, forse perché noi di Lodrino siamo veramente bravi anche in queste occasioni a dare vita al paese, quindi bellissimo. Abbiamo notato, Rita, che c'è un piccolo lodrinese dentro di te e che probabilmente nascerà a breve, immagino. Sì, tra un mesetto e mezzo, Vittorio. Sì, esatto, faccio assaporare anche a lui queste belle cose. Siamo con Sara, Michela e Andrea, tre sportivissimi che sono arrivati a Lodrino in bicicletta. Secondo voi chi
potrebbe vincere oggi questa, il passaggio a Lodrino che poi terminerà, chi potrebbe vincere? Sicuramente, quasi sicuramente arriverà la fuga, immaginiamo qua, quindi in teoria è anche un po' la zona di Scaroni, quindi secondo me qualcosa potrebbe provare a fare, speriamo per lui. Quindi Sara, tu secondo te? Scaroni, Scaroni. E Michela invece secondo te? Ma secondo me, diciamo Pogacar anche oggi. Qua? Qua, potrebbe essere. Che è maglia rosa. Potrebbe essere. Mantiene ma la maglia rosa. Proviamo. Secondo me potrebbe. E Andrea, tu cosa ne pensi? Ma piccolo Fiorelli oppure un Bais, uno dei due fratelli Bais. Comunque una fuga di una decina di corridori. Quindi una decina di corridori, dici? Sì. Dovrebbero farcela. Il gruppo viene su piano piano.